Ben ritornati sul canale di True Model News. Ci eravamo lasciati con il grande arrampicatore di casa Traxxas, il top di gamma della serie TRX, e avevamo visto l'unboxing. Spostiamo un attimo la radio così si vede meglio, perché merita veramente di essere visto. Oggi andremo a vedere quella che è la parte elettronica, meccanica. Avevamo parlato del blocco dei differenziali, oggi andiamo a vedere come funziona. E le luci, perché la classe G, il 6 ruote, esce con l'impianto luci di serie, che poi andremo a vedere. Ma adesso sigla e ci vediamo tra poco. Eccoci rientrati, ma con un'inquadratura tutta nuova però. Il mio faccione è appoggiato allo specchietto del TRX6. Perché? Perché adesso togliamo la carrozzeria e andiamo a vedere subito il dettaglio. Non perdiamoci in chiacchiere. Via la carrozzeria. Questa la guardiamo dopo, quando andremo a parlare delle luci. Lasciamola un attimo parcheggiata lì e andiamo adesso a vedere l'interno nel dettaglio del nostro TRX6. Come vedete, io ho già montato una batteria lipo. È una batteria da 3500 mAh, ovviamente non è mia, non è in dotazione col modello, va ovviamente acquistata a parte. Adesso colleghiamo la batteria, accendiamo il radiocomando e vediamo come funzionano i servi sulla meccanica e come funziona l'innesto della marcia lunga. Le luci le vedremo dopo. Consiglio: come prima cosa, anzi guardate, io ve lo metto così e mettiamo sotto qualcosa così vedete bene nel dettaglio quello che andremo a fare. Allora, vediamo se si vede. Qui abbiamo i connettori del motore. Allora, cosa importante da fare, come consiglia anche il manuale di istruzioni, è staccare il connettore del motore per evitare eventuali partenze accidentali del TRX. Quindi io in questo caso ho staccato il polo negativo, il connettore nero. Vediamo se riusciamo a incastrarlo in modo che non impedisca le riprese, però vedo che tanto lo impedisce lo stesso, quindi no, guarda, dovrebbe andare bene. Prendiamo il nostro radiocomando che avevamo visto in precedenza, ma oggi andiamo a vederlo molto nel dettaglio. Quindi interruttore posto nella parte posteriore, accendiamo il radiocomando, LED verde acceso ad indicare che il nostro radiocomando è acceso. Colleghiamo le lipo, attenzione, l'inversione di polarità è alquanto impossibile in quanto c'è un senso, però noi verifichiamo sempre nero con nero, rosso con rosso e colleghiamo. Premiamo mezzo secondo sul regolatore, il TRX è acceso. Vi faccio vedere, non so se si vede, magari facciamo un po' di buio. Spia verde sulla scatola ricevente, spia verde sul regolatore. Comunque ci sono le luci, probabilmente non si vede, ma questo è quanto. Vediamo adesso nel dettaglio come funzionano questi blocchi dei differenziali e come funziona questo innesto delle marce. Quindi facciamo così, mettiamo adesso, facciamo un bel primo piano sui servocomandi. Ricordate che nello scorso video avevamo parlato del radiocomando, il TQI, dove è presente, ve lo metto proprio qui dove si vede bene in primo piano, tutto a sinistra, questo switch mantiene i differenziali liberi, quindi differenziali che funzionano normalmente. Ha ulteriori due posizioni, quindi nella prima posizione andrò a bloccare il differenziale anteriore, nella seconda posizione andrò a bloccare il differenziale posteriore. Guardiamolo adesso nel dettaglio. Prima posizione del radiocomando, guardate il servo, ha bloccato il differenziale anteriore. Seconda posizione del radiocomando, ha bloccato i due differenziali posteriori. Ricordiamo che il TRX ha due assi posteriori, quindi ha due differenziali. Con questo servo andiamo a bloccare i due differenziali posteriori. Riproviamo. Sbloccato. Sbloccato. Blocchiamo l'anteriore. Blocchiamo il posteriore. Ok? Per mezzo di questi cavetti in acciaio ricoperti di guaina nera. Ok, adesso andiamo a vedere invece l'altro servocomando posto alla sinistra del modello,
che è quello che serve per inserire la marcia lunga. Quindi possiamo utilizzare il crawler in ridotte, quindi con marce corte, o magari scorrazzare utilizzando la marcia lunga. Adesso giriamo un attimo il modello e poi vediamo il dettaglio dell'altro servo. Abbiamo girato adesso il TRX6, dove vediamo appunto il piccolo servo per l'inserimento della marcia lunga. Come si fa? Premendo con il pollice questo pulsante possiamo inserire per l'appunto la marcia lunga. Osservate attentamente il servocomando. Vedete? Ok. Particolare da sottolineare. Appoggiamo un attimo il radiocomando. Tutte queste manovre di blocco dei differenziali anteriore e posteriori ed inserimento della marcia lunga o corta va effettuato assolutamente il TRX deve essere fermo, se no andremo a recare danni abbastanza importanti. Vediamo altro dettaglio delle luci che poi quando andremo a montare, vedete quanti pin sono anche presenti per le luci. Spostiamo un attimino. Sono 1, 2, 3, 4. Noi andremo a fissarlo sul primo canale esterno. Ecco, come vedete, abbiamo abbassato un po' le luci. Abbiamo cercato un compromesso per riuscire a vedere le luci del TRX, ma anche vedere quello che stiamo facendo. Quindi prendiamo la carrozzeria e connettiamo il nostro cavetto alla slot. Ora non c'è problema di direzione del connettore perché tanto ha un solo senso di inserimento. Accendiamo il nostro modello, eccole qua, e già vediamo le luci accendersi. Inseriamo la carrozzeria, eccola qua. Oh, guardate che luce che fa, attenzione, aspetta che lo sollevo perché è tutto collegato. Guardate, quindi abbiamo le luci diurne sotto LED, non so se così si vede, luce anabbagliante diurna, tipica, oscuro un attimo qua, tipica luce Mercedes posizionata della classe C posizionata sul cofano, fari LED sulla capote, tipico particolare americano, freccia laterale illuminata e la parte posteriore abbiamo le luci di posizione posteriore. Giriamo ancora di qui così giusto per farvi vedere la luce che fa sulla parte frontale del modello. Tanto guardate la differenza, diciamo che il fascio di luce c'è. Quindi eccoci qua. Abbiamo riacceso le luci, ma le lasciamo accese anche sul nostro TRX. Lo mettiamo da parte e facciamo i saluti. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Trumo del News, mettere un like se il video vi è piaciuto e scaricate l'app ricca di contenuti, novità del mercato, piste e sempre aggiornata, ok? Quindi sempre ready to run con Trumo del News, al prossimo video.